uno schifo e hanno fatto per tutte le braccia nere perché si teneva così la collana. Da dietro al bancone della macelleria di famiglia, la signora Emma, 73 anni, moglie di Fiorenzo Zambon, racconta lo spavento, il dispiacere, l'indignazione per la brutale rapina subita dal marito che alle 9:30 di sera, rientrando dal bar a poche decine di metri da casa, una volta varcato il cancello, è stato aggredito alle spalle da un bandito che voleva la collana d'oro che aveva al collo e i contanti nel portafoglio. È stata lei la prima a soccorrere l'anziano, 76 anni il prossimo 12 settembre, ci dice, richiamata dalle sue grida, mi hanno ucciso. La prima, sì. A sentire il marito che mi chiamava, anzi credevo fosse caduto per terra, magari inciampato per terra, e invece l'ho trovato tutto raggomitolato sull'angolo là. Tutto pestato. Volevano la collana, ribadisce Emma, e lui nel tentativo di resistere è stato picchiato selvaggiamente. Era sul mirino, la collana, perché era una bellissima collana. Che collana era? Si racconta? Era un regalo di qualcuno? Era un ricordo, pesava 35 grammi, aveva un medaglione con Cristo. Bellissima, fatta da un artista, e perciò era in vista e tutti la conoscevano, tutto il paese la conosce la collana. A cui teneva ovviamente. Sì, non voleva, per quello che è stato prestato, perché non voleva dargliela, non voleva assolutamente. E purtroppo si è difeso e è successo così. Gli inquirenti stanno terminando la raccolta delle testimonianze degli avventori del bar nazionale. Che Zambon potesse risultare un bersaglio l'hanno affermato anche i nostri microfoni. Le casine, perché tanti stranieri, vedi vede che comunque esibisce un po' di soldi e compagnia bea, e fatti che succede che roba, perché lui era a vedere qualche viato, capito? E se vede qualche uno la visca che via soldi, qualcosa. Sì, lui si faceva un po' vedere grande, tirava fuori i soldi, li mostrava probabilmente. Qualcuno ha notato queste cose. I carabinieri della compagnia di Conegliano hanno sentito lo stesso Zambon nelle scorse ore. Determinante sarà il suo racconto e tutti gli elementi che potrà fornire. Tutte le ipotesi rimangono aperte, dal gesto estemporaneo di un balordo a una rapina premeditata, in acquisizione infine anche i filmati delle telecamere della zona.